Buongiorno a tutti, benvenuti nel nuovo appuntamento con il webinar di Saif. Come sapete oggi l'appuntamento è incentrato sul consulente ADR. Sono qui in compagnia dei relatori di oggi, il dottor Fabrizio Sandrini, consulente ADR e esperto in trasporto di merci pericolose, e il dottor Gian Maria Foroni, che è invece il coordinatore commerciale dell'area di Saif. Prima di cedere la parola al dottor Coroni, due piccole note di rito. Il webinar sarà registrato. Una volta finito l'incontro, quando la registrazione sarà caricata all'interno del nostro sito web e all'interno dei nostri canali, vi provvederò a fornirvi il materiale riprodotto all'interno dell'incontro, nonché la registrazione del webinar. Questione domande. Come vedete, non potete attivare il microfono. Quindi se avete delle domande, vi chiedo la cortesia di porle all'interno della sezione domande del pannello di controllo della piattaforma. A fine intervento dei nostri esperti sarà mia premura accoglierle, che li presenterò a questi ultimi, che vi daranno le opportune risposte. Non perdiamo altro tempo, cedo la parola al dottor Foroni, che appunto vi introduce l'argomento e vi auguro una buona visione. Iniziamo, porgo ancora i miei saluti a tutti i partecipanti, anche al dottor Sandrini per la disponibilità, perché abbiamo così in maniera anche forse molto veloce cercato di preparare questo webinar, perché insomma diciamo, la materia era abbastanza calda nei giorni scorsi. Forse si è un po' così spenta, dopo capiremo anche il perché, però insomma, era importante dare un aiuto alle nostre aziende, ma non solo alle nostre aziende, da un punto di vista di questa materia che coinvolge determinati soggetti. Voglio partire col dire che qualcuno me l'ha fatto notare, ma giustamente, ecco, la nomina dell'ADR non riguarda solamente il trasporto, quindi dei diciamo, rifiuti pericolosi, ma riguarda molto anche l'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Visto che Saif quindi si occupa anche ormai da 26 anni di sicurezza nei luoghi di lavoro e noi abbiamo diverse aziende che seguiamo sia dal punto di vista dell'assistenza ma anche come incarico RSVP. Quindi anche la nomina dell'ADR riguarda poi anche i vari eventuali responsabili che hanno gli incarichi di RSVP. Quindi questo mi preme sottolinearlo perché poi dopo vedremo con l'esposizione del dottor Sandrini che comunque anche se la, chiamiamola così, la nota esplicativa che è diciamo, uscita in queste notti da parte del Ministero, però alcune parti rimangono comunque in essere, come poi dopo Sandrini ce lo dirà, anche la parte legata all'eventuale formazione. Non so se l'ha detto Simone, ma se non l'ha detto lo dico io. Durante l'esposizione, se qualcuno naturalmente ha necessità di avere chiarimenti o domande, ce le può scrivere, dopo noi le proporremo a Sandrini. Nell'eventualità fossero tante domande, mi prendo la briga io comunque di raccogliere, di rispondervi e poi eventualmente di mandarvi un'email esplicativa al seguito. Quindi ancora grazie per diciamo, il numero importante di aziende che stanno partecipando. Lascio la parola al dottor Sandrini. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Io sono Fabrizio Sandrini, sono consulente ADR dal 2001, lavoro con Saif come consulente ADR per qualche azienda già che segue Saif da ormai una decina d'anni e abbiamo deciso insieme a Saif di fare questo webinar proprio perché secondo noi c'è un po' di confusione in questo momento, confusione dettata anche da, probabilmente dal Ministero che emana circolari, che emana decreti, ma poco comprensibili, quindi vorremmo dare e fare un po' di chiarezza alle aziende e ai nostri clienti per capire esattamente quali sono gli obblighi derivanti da questa nuova normativa, che tanto nuova non è. Dicevo, il consulente ormai esiste dal 2000, quindi il decreto di recepimento del consulente del 2000
e vedremo poi che questo decreto ha cambiato un po' forma insieme poi ai recepimenti dell'ADR in questi ultimi anni. Parto subito con le slide, come diciamo le domande, poi alle domande risponderemo alla fine del webinar. Cosa cambierà sostanzialmente dal 1 di gennaio del 23 rispetto a quello che succedeva nel 22? Cambierà una cosa che è stata prevista nella DR 2019. La DR 2019 ha di fatto stabilito che anche le imprese che partecipano al trasporto come speditori, solo come speditori, vuol dire che magari non vedono neanche la merce transitare nei magazzini, che sicuramente non fanno il trasporto fisicamente, che non fanno magari neanche scarico e carico, ma che compaiono come speditori, quindi un obbligo di speditori sul documento di trasporto, hanno l'obbligo di nomina del consulente. Nel 2019 è stata messa una sostanzialmente norma transitoria al paragrafo 16144 ADR che diceva lo speditore avrà 4 anni di tempo per mettersi a norma, quindi entro il 1 gennaio 23 lo speditore avrà l'obbligo di nomina. Fino al 1 gennaio 23 c'era questa deroga che con la DR 2023, che entrerà in vigore dal 1 gennaio con un transitorio però di 6 mesi, quindi entro luglio del 23, questa deroga, il capitolo 1.6 della DR è quello delle deroghe, quindi che permette alle aziende di mettersi in regola nel transitorio, è stata soppressa. Quindi questa deroga diceva che entro il 31/12/22 si poteva fare a meno di nominare il consulente per le aziende che spedivano merci pericolose. 1 gennaio 23 questa deroga scompare, quindi l'obbligo di nomina diventa cogente. Cosa succede però? Succede che, come dicevamo, chi fa le spedizioni è colui che compare nel documento di trasporto e che affida le merci a un corriere, un trasportatore, non le fa magari neanche con mezzi suoi, ma delega qualcun altro a fare il trasporto. Qui parliamo di speditore, per cui chi fa la spedizione? E la spedizione è fatta con qualsiasi tipo di merce DR, sia una merce standard, sia un rifiuto pericoloso. Quindi di fatto prende la richiesta di nomina che viene estesa a tutti quelli che fanno esclusivamente le spedizioni, senza appunto avere responsabilità né di trasporto né di carico-scarico. Quindi questa è la cosa principale, lo speditore ha obbligo di nomina. Nel decreto del 2000 c'erano delle esenzioni legate alla tipologia di trasporto da effettuare. Queste deroghe sostanzialmente erano state date ai soggetti attivi di questa catena della logistica per fare in modo che le aziende che non trasportavano merci pericolose in quantità importanti, che facessero spedizioni saltuarie non legate a un'attività principale dell'azienda, venissero esentate secondo alcuni parametri. Questi parametri erano, ad esempio, che le merci pericolose fossero spedite in esenzione parziale o in esenzione totale della DR. Esenzione parziale della DR vuol dire trasporti fatti fino a una certa quantità di merci, i famosi 1000 kg virtuali per chi ne sa di DR, esenzione totale invece per le piccole quantità. Per farvi degli esempi, i profumi, i cosmetici che viaggiano in quantità molto basse, quindi sono esenti dalla DR. Quindi queste aziende erano esentate dall'avere il consulente. Oltre a queste aziende erano state esentate sostanzialmente chi faceva trasporti occasionali di merci pericolose, per cui non faceva merci pericolose tutto l'anno. L'esempio classico è lo smaltitore di rifiuti. Faccio 3 spedizioni all'anno, quindi dovrei avere una deroga dall'esenzione. Questa deroga sostanzialmente era stata data con un decreto ministeriale, quindi individuava le imprese esenti dalla nomina e diceva che appunto le imprese che facevano trasporti in collo rinfuso in ambito nazionale in esenzione erano esenti completamente. Quelli che invece facevano trasporti in ambito nazionale di merci poco pericolose, per cui qua si parla di merci di categoria di trasporto 3, che sono tra quelle pericolose e quelle meno pericolose, potevano essere esentate anche se facevano trasporti oltre i limiti di esenzione, quindi oltre i 1000 kg virtuali e non in quantità esenti. Però dava dei limiti a queste esenzioni.
I limiti di queste sanzioni erano legati sostanzialmente a un numero di operazioni, mese, anno, e a un tonnellaggio. Quindi l'esenzione era legata al fatto che le aziende facessero trasporti di merci pericolose, non particolarmente pericolose, quindi gruppo di imballaggio terzo, quindi categoria di trasporto terzo. E dava anche un limite che era quello che vedete qui in questa slide, ovvero numero massimo di operazioni annue pari a 24, 3 operazioni massime mese e 100 tonnellate di merci pericolose trasportate anno. Quindi questa esenzione per queste aziende che non facevano trasporti regolari, che facevano trasporti oltre i limiti di esenzioni, venivano declinate in questo modo. Quindi se ricadevamo come aziende in questo tipo di discorso, eravamo esenti dal nomine del consulente. Altre esenzioni che venivano date, ad esempio, erano quelle legate all'anno solare precedente, nel senso che chi faceva queste esenzioni, ecco, no, la cosa da precisare è che chi soffriva di questa esenzione era obbligato comunque a comunicare alla motorizzazione civile di competenza i criteri dell'esenzione, quindi va a tenere conto dei trasporti fatti e poi inviare annualmente sull'anno precedente le quantità trasportate per dimostrare che era l'esenzione della nomina. Quindi faccio quelle operazioni, non devo nominare il consulente, ma devo comunque comunicare al Ministero che sono esente per quantità, per tipologia, per numero di operazioni annue per tonnellaggio. Quindi questo era un obbligo che c'era già. C'era anche una deroga per gli scaricatori, cioè chi sostanzialmente scarica solo merci pericolose, per cui riceve prodotti, materie prime, prodotti per la loro lavorazione a destinazione finale, quindi mi porto a casa la tanica di acido solforico per fare delle lavorazioni particolari e non la mando da nessun'altra parte, quindi la uso internamente, in quel caso, pur essendo oltre i limiti stabiliti dalla normativa, ero esente dalla nomina in quanto scaricatore a destinazione finale. Quindi anche questa era un'esenzione che veniva data, quindi un'agevolazione che veniva data a chi faceva trasporti, carico e scarico. Cosa succede con la normativa ADR? Che sostanzialmente questa nomina veniva data soltanto a chi faceva trasporto, carico e scarico. Quindi in questi soggetti, trasportatore, caricatore o scaricatore, era escluso lo speditore. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal 1 gennaio 23 lo speditore diventa soggetto attivo di nomina, quindi devo nominare un consulente, ma non ho i benefici che avevano il trasportatore, il caricatore e lo scaricatore. Perché al tempo delle esenzioni nel 2000, lo speditore non era coinvolto nella nomina e quindi non era stato inserito come soggetto che potesse avere queste agevolazioni, quindi era costretto a nominare il consulente per qualsiasi quantità, per qualsiasi destinazione, per qualsiasi tonnellaggio. Questo fino a 21 dicembre 2022. Noi avevamo già preparato questa presentazione chiaramente qualche giorno prima. Il 21 dicembre 22 sostanzialmente esce una circolare del Ministero dei Trasporti che azzera un po' tutto quello che ci siamo detti finora, nel senso che il legislatore si è accorto di avere sostanzialmente di non aver inserito nell'esenzione lo speditore, e con questa circolare di due giorni fa di fatto inserisce lo speditore tra i soggetti che possono essere esenti dalla nomina. Infatti dice questa nuova circolare che, tenuto conto delle attuali esenzioni, le stesse esenzioni si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Quindi mancanza dello speditore nell'esenzione del 2000, quindi 2023 obbligo di nomina per lo speditore. Qualcuno si è accorto che lo speditore in questo modo avrebbe avuto meno diritti da un trasportatore, di un caricatore, di uno scaricatore. Quindi questa circolare va a sanare sostanzialmente l'obbligo di nomina e dà le stesse esenzioni che hanno tutti gli altri soggetti coinvolti nella catena logistica anche allo speditore. Quindi dicevamo,
sono esente se trasporto in esenzione parziale o totale le merci pericolose, quindi qualsiasi numero di operazioni faccia in esenzione parziale o totale sono esenti, e poi se trasporto invece sopra le esenzioni, i quantitativi superiori alle esenzioni, sono esente se non faccio più di 3 trasporti al mese, non ne faccio più di 24 all'anno e se non supero le 180 tonnellate. Questo è importante perché la nomina chiaramente avrebbe avuto chiaramente degli oneri importanti, la nomina del consulente anche per chi faceva 3 kg di rifiuto smaltito in un anno, e la mancata nomina del consulente comportava una sanzione importante dai 6 ai 36 mila euro. Quindi questa è una condizione che questa circolare ha sanato, quindi chi era esente rimane esente, lo speditore diventa esente se ha le stesse caratteristiche di esenzione che hanno gli altri soggetti. Dice la norma però un'altra cosa, che comunque, pur essendo esente da nomina, lo speditore è coinvolto appieno nella catena logistica delle merci pericolose. Quindi, anche se non abbiamo la condizione di obbligatorietà della nomina, gli operatori coinvolti devono ottemperare le prescrizioni sancite dall'accordo. Vuol dire che tutto quello che riguarda la DR deve essere comunque gestito anche dallo speditore. Vi dirò di più, lo speditore è il soggetto attivo più importante della catena, perché è colui che dà origine al trasporto, alla spedizione, al carico, allo scarico, che quindi deve conoscere in toto quelle che sono le regole per poter spedire in sicurezza un prodotto pericoloso o un rifiuto pericoloso per chi chiaramente si occupa di smaltimento dei rifiuti. Quindi aziende anche che non fanno DR solitamente scaricano, comunque mandano in discarica merce che spesso è ADR perché è inquinante ambientale, perché è corrosiva piuttosto che. Quindi esenzione della nomina ce l'ho, non devo nominare il consulente se sono nelle condizioni di esenzione, ma devo temperare a tutte quelle che sono le altre prescrizioni dettate dalla DR, e non sono poche. Vi dettaglierò qualcuna di quelle principali per farvi capire cosa vuol dire essere soggetti a queste prescrizioni. Innanzitutto andiamo a vedere chi è lo speditore. Lo speditore, lo vedete in basso in questa slide, è un'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi, e quando il trasporto, quindi non la spedizione, il trasporto effettuato sulla base di un contratto di trasporto, che è sempre chiaramente auspicabile avere, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore. Quindi in un contratto di trasporto di quelli standard ministeriali piuttosto che qualsiasi altro contratto non standard, quando voi fate il committente, diventate committente o speditore, avete gli obblighi derivanti dalla DR. Quali sono questi obblighi? Lo speditore sostanzialmente ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni della DR, e in particolare assicurarsi che le merci siano classificate e autorizzate, dare al trasportatore informazioni e documentazioni utili, utilizzare imballaggi idonei, osservare le disposizioni sull'inoltro alle spedizioni e restrizioni alle spedizioni, e assicurarsi che le cisterne siano vuote per il trasporto a rinfusa, vuote non bonificate, siano marcate etichettate. In sostanza lo speditore è il soggetto attivo della catena logistica delle merci pericolose che ha i maggiori obblighi. Cosa succede spesso, no? Nel mondo dei rifiuti capita spesso di trovarci in queste condizioni. La classificazione del rifiuto di solito viene fatta, ad esempio, da un laboratorio che classifica appunto questo rifiuto e lo mette in categoria HP, eccetera, eccetera, e con delle frasi di rischio. Quelle frasi di rischio poi devono corrispondere a delle classi EDR, quindi ad esempio merci pericolose per l'ambiente, classe 9, eccetera, eccetera. Poi si compila un formulario, e sul formulario di solito ci si mette trasporto DR sì no e finisce lì. Non è sufficiente, perché ad esempio con un trasporto DR è necessario che venga emesso un documento classificato, che quindi quel rifiuto venga inserito con una classificazione vera e propria. Se si tratta ad esempio di un acido, di un rifiuto acido, sarà un 1760, un UN1760 liquido corrosivo, eccetera, eccetera, classificato classe 8, categoria di trasporto terza, eccetera, eccetera. Quindi sul documento di smaltimento rifiuto non basterà andare a mettere il flaggettino sulla casellina DR, ma andrà classificato appunto questo rifiuto.
anche imballato in condizioni particolari, quindi con degli imballaggi idonei a essere trasportati. Quindi questa è una delle principali casistiche dove troviamo qualche problema sempre con lo speditore. E lo speditore, come vi dicevo, è colui che ha i maggiori obblighi in ambito DR, perché DR a volte si confonde appunto con il trasporto, e anche il legislatore aveva fatto nel 2000 un discorso consulente. In realtà il trasporto è una delle componenti delle spedizioni da DR, perché la DR parla anche di etichettatura, di imballaggio, di formazione, parla di un sacco di altre cose che sono legate prettamente a chi spedisce, quindi allo speditore. Quindi lo speditore è una figura predominante, una delle figure principali della DR, e quella che deve conoscere forse più degli altri quello che sta facendo, perché il trasportatore ha degli obblighi ben precisi, ma non sono quelli dello speditore, sono quelli di ricevere merce chiaramente classificata, autorizzata, di avere i documenti corretti da parte del mittente o speditore, e quindi di fare un trasporto in sicurezza. A fronte di questo vi dico anche che quando ci sono sanzioni, quindi quando vengono fermati i mezzi su strada e vengono rilevate delle inadempienze al regolamento, qui il codice della strada che poi rimanda alla DR, di solito partono tre verbali, uno per il trasportatore, uno per il conducente, perché il trasportatore vuol dire azienda di trasporto, uno per il conducente e uno anche per il committente, quindi lo speditore, chi ha fatto e ha preparato il documento di trasporto. Magari la merce non l'ha neanche vista, ma è corresponsabile di quello che succede su strada. Quindi, tornando qui, un altro degli obblighi che ha lo speditore è quello di nominare il consulente. Quindi, al di là delle esenzioni, quindi poi bisogna capire se lo speditore rientra nelle caratteristiche di esenzione che abbiamo detto prima, ma se non rientra lì dentro, lo speditore ha l'obbligo di nomina dal 1° di gennaio. Quindi, se non rientrate in quelle condizioni di prima, avete l'obbligo di nomina del consulente. Quindi, l'obbligo di nomina del consulente prevede che affidiate la nomina a un dipendente interno o esterno all'azienda, non importa, che sia abilitato tramite un certificato valido 5 anni a livello europeo, che gli permette appunto di essere nominato in motorizzazione civile come consulente ADR per le merci pericolose trasportate dall'azienda. Questa nomina deve essere fatta sostanzialmente alla motorizzazione civile della sede operativa o delle sedi operative dell'azienda, e va mantenuta finché non si smette di fare questo tipo di trasporti. Questo tipo di nomina, il mittente speditore ha degli obblighi relativi alla nomina, quindi la nomina del consulente, diciamo dal 1° di gennaio per gli speditori, ma anche il consulente ha degli obblighi ben precisi, tipo quello di fornire annualmente una relazione annuale all'azienda che lo ha nominato, e in caso di incidenti particolari di fare delle relazioni di incidente secondo uno standard previsto dalla DR, che appunto prevede che in caso di incidenti particolarmente gravi venga fatta un'indagine di un certo tipo e mandata alla motorizzazione di competenza. In caso di mancato chiaramente nomina o di mancata adempienza di queste norme, ci sono sicuramente delle sanzioni amministrative. Come diciamo prima, potrebbe esserci la sanzione per mancata nomina che va dai 6 ai 36 mila euro, ma la cosa più importante è che in caso di incidente potrebbero esserci delle sanzioni che definiamo extra contrattuali, cioè nel caso di problema grave chiaramente si entra in ambito anche di giustizia penale, nel senso che in caso di mancata nomina o in caso di mancata gestione da parte del consulente di alcune problematiche, chi ha contribuito appunto all'incidente può essere anche citato in causa per lesioni colpose o ancora peggio, e la mancata nomina del consulente. Quindi va bene la parte amministrativa, quindi se non succede nulla la parte amministrativa è una sanzione appunto più o meno pesante, ma a livello extra contrattuale, quando succede un incidente, succede qualcosa di grave a qualcuno o qualcosa, chiaramente entrano in gioco altri fattori, e la mancata nomina può essere veramente un problema pesante, come la mancata nomina dell'SPP per un'azienda che fa altro, non fa solo merci pericolose. Quindi
È veramente importante capire queste cose. Cosa dobbiamo fare quindi per capire se la nostra azienda ha degli obblighi o meno rispetto a questo tipo di ragionamento? Innanzitutto verificare quali tipologie di merci pericolose dobbiamo spedire. Abbiamo detto che le esenzioni sono per quantità limitate o quantità esenti, ma anche per tipologie di merci pericolose da trasportare o da spedire. Quindi sono esenti soltanto le merci pericolose a basso rischio. Verificare appunto se si tratta di carichi in esenzione totale o parziale ADR, in quel caso si è esenti dalla nomina. Se invece le spedizioni sono oltre i limiti di esenzione, bisogna capire quante ne facciamo, mese, anno, e qual è la quantità spedita. Quindi se stiamo nelle 3 spedizioni anno, 24 mese, 3 spedizioni mese, 24 anno e 180 tonnellate. Quindi se si rientra poi nelle parametri di esenzione, allora bisogna capire se va fatta la comunicazione alla motorizzazione civile. Quindi se siamo nel discorso di esenzione perché facciamo poche operazioni, dovremmo anche fare la comunicazione dell'esenzione alla motorizzazione. Se non rientriamo nei parametri sopra descritti, chiaramente abbiamo l'obbligo di nomina del consulente entro il 31/12/22. Quindi 1 gennaio 2023 dovrete avere un consulente della sicurezza, siete speditori che non possono usufruire dell'esenzione. E ribadisco ancora una volta, la nomina del consulente non ci esime da tutte le altre prescrizioni di R. Quindi io posso anche non essere soggetto a nomina, ma devo sicuramente soggettarmi a tutte le altre prescrizioni della DR. Tra queste prescrizioni ne abbiamo alcune che vanno chiaramente viste in maniera particolare. Quindi tra queste prescrizioni, dicevamo prima, diceva Furoni, parliamo anche di formazione del personale, perché la formazione del personale è richiesta anche per le aziende che trasportano in esenzione, quindi che spediscono in esenzione parziale o totale ADR. Quindi la formazione è uno degli elementi essenziali. Quindi noi possiamo aiutarvi in questo momento per capire con voi, insieme a voi, innanzitutto se è necessaria la nomina del consulente, per cui siete soggetti o non siete soggetti a nomina. Siete soggetti o non siete soggetti a comunicazione per eventuali esenzioni, possiamo chiaramente supportarvi anche per fare questo tipo di comunicazione. Possiamo supportarvi con la nomina del consulente, sicuramente, perché abbiamo dei consulenti abilitati che possono supportarvi. Possiamo supportarvi, e questa è una cosa molto importante, per la formazione degli operatori. La formazione degli operatori è prevista al paragrafo 1.3 della DR, e prevede, come dicevo prima, che i soggetti che effettuano trasporti di merci pericolose di qualsiasi tipologia, di qualsiasi quantità, in esenzione o meno, debbano avere la formazione obbligatoria. Quindi per sapere se sono esenzione devo chiaramente capire qual è il criterio di esenzione, per utilizzare un imballaggio idoneo devo sapere qual è l'imballaggio idoneo, eccetera, eccetera. Quindi devo per forza avere i miei addetti che si occupano di magazzino e spedizione, perché parliamo anche di, appunto, di chi fisicamente mette il prodotto nell'imballaggio, di chi carica l'imballaggio sul mezzo del trasportatore, deve avere la formazione. Quindi possiamo assolutamente aiutarvi a fare anche solo la formazione degli operatori. Possiamo aiutarvi a verificare i documenti emessi, come dicevo prima, formulari non sempre sono corretti, non sempre riportano la dicitura IDR corretta. Possiamo verificare insieme a voi l'idoneità e l'etichettatura degli imballaggi. Anche lì spesso si confonde l'etichettatura del CLP, che è sostanzialmente è quell'etichettatura che serve a chi userà il prodotto per capire se è pericoloso e come utilizzarlo, dall'etichettatura per il trasporto, ovvero quella che serve proprio per fare il trasporto di quel prodotto. Possiamo fare verifiche di compatibilità ADR della vostra azienda, per cui verificare se la vostra azienda è compatibile facendo anche degli audit presso di voi, e possiamo anche aiutarvi con la validazione dei vettori. Spesso noi affidiamo merci pericolose a un vettore che probabilmente non ha le caratteristiche per poterlo fare, oppure non gli chiediamo quali sono le dotazioni minime per poter fare un trasporto in ADR. Noi siamo in grado invece di darvi appunto supporto per capire esattamente a quali vettori affidarci e sostanzialmente
a fare delle checklist di controllo per capire che chi ci viene in casa abbia tutte le caratteristiche che servono per fare un trasporto in sicurezza. Come vi dicevo, la corresponsabilità è alta da parte del mittente e dello speditore. Quindi, anche nel caso, ad esempio, di sovraccarico, c'è una responsabilità diretta di entrambi i soggetti. In alcune situazioni, addirittura, ci sono corresponsabilità nel caso in cui il vettore superi i limiti di velocità su strada. Sembra una banalità, ma in realtà, se il mittente o lo speditore mette sul buono di ritiro spedizione urgente, spedizione tassativa piuttosto che, è come se inducesse il conducente a correre e quindi diventa corresponsabile. Tutte queste cose possono essere ovviate con piccoli accorgimenti, sia nei contratti di trasporto, sia con la parte di appunto verifica che si fa sia in ingresso sia in uscita dal vostro magazzino, sostanzialmente. Quindi tutti questi servizi, al di là del fatto che voi dobbiate o meno nominare un consulente, sono fondamentali perché voi siete corresponsabili di quello che entra e che esce dal vostro magazzino, sia che entri materia prima, sia che esca come rifiuto. Quindi è importante conoscere bene la normativa. E SAEF è in grado di aiutarvi, come fa già sulla parte appunto di Decreto 81, può supportarvi anche sotto questo aspetto. Io direi che non ho altro da farvi vedere, spero di avervi dato delle informazioni coerenti e attendo vostre osservazioni, domande, e come dicevamo prima, se sono tante, faremo in modo di Sì. farvi Intanto avere risposte a tutti, insomma. grazie Sandrini per l'esposizione che secondo me è stata molto chiara e ha dato alcuni spunti interessanti, ecco, perché anche se è vero, come diceva lei, che la nota esplicativa o circolare, ecco, ha diciamo tagliato un po' il campo da equivoci, quindi anche il discorso della nomina oppure no del consulente. Però naturalmente rimane tutto quello che sta dicendo lei, e in particolare il discorso delle prescrizioni con o senza nomina delle consulenze, del consulente. Quindi, come ha detto bene lei, noi come azienda, beh, siamo a disposizione anche per questo tipo di consulenza, perché poi, fin tanto che magari non succede niente, siamo tutti, tra virgolette, bravi. Appena succede qualcosa, poi dopo le responsabilità qualcuno se le deve prendere. Ora, in tal senso, sono arrivate, diciamo, tre domande che vorrei leggerle su una serie anche di quesiti che dopo magari le manderò nei prossimi giorni. E volevo leggere queste tre, dopo vediamo se riesce a darmi un chiarimento, una risposta. In un'azienda si scrive questo. Se affido un rifiuto pericoloso di cui sono produttore e il rifiuto è sottoposto a normativa AIER, quindi se affido un rifiuto pericoloso ad un trasportatore o un intermediario che organizza il servizio di trasporto e lo smaltimento, chi è lo speditore? Sono io, lo speditore è colui che compare sul documento di trasporto sul formulario. Quindi lo speditore è proprio colui che prepara la spedizione e la affida a un terzo per essere poi inviata a destinazione finale. Può anche non vedere la merce lo speditore, ma se compare come mittente o committente sul documento di trasporto, lo speditore è chi genera quel tipo di spedizione. Ok, un'altra azienda ci scrive: i rifiuti sanitari identificati con il codice CER 180103, quindi rifiuti ospedalieri classe di pericolo HP9, di cui sono Sì. produttore, godono di particolari esenzioni? Le stesse esenzioni di cui godono gli altri. La classe 6.2 rifiuti ospedalieri sostanzialmente gode delle esenzioni che abbiamo visto prima. Quindi se facciamo trasporti in esenzione parziali per quantità limitate o esenzioni per quantità esenti, sono esenti dalla nomina, ma non sono esenti da quello che dicevamo prima. Quindi dal fare un documento di trasporto coerente con quello che faccio, da utilizzare un imballaggio idoneo, eccetera eccetera. Quindi bisogna capire quante ne trasportate e in che modalità.
per capire se sono esenti dalla nomina, non da tutto il resto no, sicuramente. Poi, officina meccanica con i soliti rifiuti pericolosi, tipo stracci pericolosi, olio esausto e batterie al piombo. Noto che il trasportatore porta via i rifiuti senza indicare sul formulario che sono sottoposti ad ADR. Questo significa che anch'io in qualità di speditore non sono tenuto ad applicare l'ADR e quindi a nominare il consulente tecnico, ma credo che questo abbia già risposto. Allora, il rifiuto deve essere classificato, quindi la prima cosa da fare è classificare il rifiuto, e di solito i rifiuti vengono classificati. Le batterie al piombo, ad esempio, sono spesso esenti dall'ADR per N motivi, però dobbiamo caratterizzare il rifiuto. Una volta caratterizzato il rifiuto, capito se quel rifiuto è in categoria HPE 4, 5, 6, 7, ogni categoria di pericolosità del rifiuto poi può avere una categoria ADR corrispondente. Quindi, ma questa indicazione deve darla chi smaltisce il rifiuto, non il trasportatore. Quindi non è il trasportatore responsabile, dovete verificare voi che il rifiuto sia o meno ADR, con aiuto chiaramente di esperti. Ok, mi collego adesso a una domanda che è arrivata adesso anche, perché poi ne abbiamo parlato, credo io, lei ieri. Lei parlava che comunque, indipendentemente quindi dalla nomina del consulente, comunque anche chi è esente deve fare una comunicazione annuale al Ministero. Perché un'azienda ci chiede se comunque le aziende sono obbligate oppure no a fare questo tipo di comunicazione. Sono due le cose. Allora, se l'azienda fa sempre trasporti in esenzione parziale ADR, quindi sotto i 1000 kg virtuali, chiamiamoli 1000 kg virtuali, poi lo spiegheremo in un altro ambito sostanzialmente, oppure fa trasporti esenti per quantità limitate, diciamo prima i cosmetici, e altri prodotti della grande distribuzione, non ha l'obbligo né di nomina né di comunicazione. Se invece fa trasporti sporadici che rientrano nelle tre operazioni anno, 20, tre operazioni mese, 24 anno e 180 tonnellate in ADR, quindi che supera 1000 kg per ogni spedizione, allora ha l'obbligo di comunicazione delle quantità alla motorizzazione civile, dicendo che è esente per questo tipo di motivazione. Quindi bisogna capire esattamente cosa fa l'azienda. Ok. Allora, dopo magari ci sono altre domande, quelle magari le inoltre, poi vediamo, perché ho anche delle richieste da parte delle aziende che ci hanno girato una serie di email e di prodotti che producono, quindi magari dopo quelle le vediamo in separata sede. Quindi io vorrei, tanto ringraziarla per, diciamo, l'informazione che secondo me è stata molto importante, interessante. Vorrei augurare a tutti i partecipanti quindi serene feste, e chiunque avesse dei dubbi o delle domande o delle perplessità, trovate anche il nostro numero di telefono oppure anche le mail, potete scriverci, e anche nei prossimi giorni noi vedremo di rispondervi e di darvi tutte le informazioni necessarie, perché poi comunque chi dovesse nominare il consulente, il tempo è molto stretto, ecco, quindi il primo di gennaio è alle porte. Quindi grazie a tutti ancora per la partecipazione, buon Natale e felice anno nuovo. Grazie a tutti. Sì, chiudo io con l'ultimo... un'ultima cosa, come dicevo inizialmente, ci hanno chiesto anche se forniamo le slide, ovviamente la risposta è sì. E un'ultimissima cosa, una volta terminato il webinar vi comparirà un questionario di soddisfazione, ok, con delle votazioni da 1 a 5, vi chiedo cortesemente di compilarlo nel momento in cui ci date delle importanti metriche su migliorarci sui prossimi nostri appuntamenti. Riallacciandomi a quanto detto il mio collega dottor Foroni, auguro a tutti un buon Natale e vi ringrazio per la partecipazione. Grazie mille a tutti e alla prossima. Buon Natale a tutti anche da parte mia, ovviamente, e buone feste. Grazie.